Per la strada delle barche di Fano finalmente qualcosa si muove. Dopo ben 15 anni si torna a parlare di quella infrastruttura strategica che permetterà un miglior trasporto delle imbarcazioni fino al porto fanese e che congiungerà il cavalcaferrovia di Viale Piceno con la strada di Via Ruggero Ruggeri. Il costo dell'opera di 800.000 euro è stato possibile grazie alla collaborazione tra Comune e Regione. È una infrastruttura strategica non solo per quello che riguarda la cantieristica, che oggi si è sicuramente ripresa e avrà uno sviluppo notevole nel tempo, ma anche per andare a migliorare quella che era un po' il degrado dell'area del bersaglio e quindi per rendere una migliore vivibilità e nello stesso tempo anche proprio per alleggerire il traffico su quello che era il cavalca ferrovia di Viale Battisti. Anche quello è uno spazio che presto avrà una riqualificazione importante, per cui proprio per snellire la circolazione e mettere in sicurezza anche le auto, pedoni e ciclisti è stato questo l'intervento. Ricordiamo che è un'infrastruttura che verrà preclusa al traffico delle auto, ma invece potrà essere attraversata da pedoni e ciclisti. Ringrazio l'assessore Baldelli della Regione perché in quest'ultima fase ha sbloccato davvero tutto un po' l'iter e i prossimi passaggi saranno, ora che abbiamo approvato la convenzione, dovrà poi passare in Consiglio regionale. Nel momento in cui verrà firmata e restituita al Comune, a quel punto noi potremo procedere con quello che è il riaggiornamento, diciamo, del progetto esecutivo che è già disponibile in base all'aumento dei prezzi, per poi mandarlo a gara entro fine anno. Il collaudo dell'opera invece è previsto per il 2025, ha proseguito l'assessore, anche se l'infrastruttura potrebbe essere realizzata in tempi molto più brevi. Ci auguriamo, ecco, siamo in grande velocità e fermento per restituire alla città e tutto un mondo economico oggi che gli auguriamo di essere in forte espansione, un'importante risposta.